io penso che siccome il comune potrebbe decidere da qui a gennaio, io penso che sarebbe giusto che approfondisse il tema e che portasse una relazione sulla compatibilità delle Olimpiadi alla luce delle cose dell'urbanistica. Io concordo con quello che ha detto il suo assessore all'urbanistica Verdini in un'intervista che ha fatto di recente. E c'è cioè, la terza via o un progetto per la città? Secondo me sì, io penso che varrebbe la pena, nel senso che questa proposta dell'Olimpiade è una proposta secondo me sul piano sportivo molto bello, sul piano urbanistico paga il fatto che il Comune di Roma nel 2015 non c'era, perché la vicenda di Mafia Capitale ha fatto sì che il Comune avesse tutt'altri problemi a cui pensare, insomma è tanto vero che poi siamo arrivati al commissariamento, alle elezioni anticipate eccetera. Allora secondo me prima di dire di sì o di no, valutare bene se l'Olimpiade è compatibile con la visione della città che ha la nuova sindaca, che è stata eletta con un ampio consenso, e che è giusto che prima di dire di sì o di no valuti questo. Questa è la mia. Però pare che il no sia categorico e che verrà votata la mozione a breve. Sì, secondo me perde un'occasione la città di studiare la cosa. Non dico, io sarei favorevole alla candidatura, ovviamente, cioè la mia storia lo dice, però comunque ad approfondire il tema varrebbe la pena. Insomma, questo grazie. Andiamo a vedere, arrivederci. Grazie.